Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. L'austero e maschilista moderatore di Berlinguer Ti voglio bene, l'assonnato e troppo affettuoso passeggero dell'autobus in Madonna che silenzio c'è stasera, il babbo di Levante libero e selvaggia né Il ciclone e poi il teatro vernacolare fiorentino, le fiction e le pubblicità. Il volto di Sergio Forconi rappresenta la Toscana. Può essere un padre, un contadino, un parroco di paese, insomma un attore poliedrico e un caratterista tra i più apprezzati. Uno dei personaggi che tutti i grandi registi hanno voluto accanto quando dovevano impersonare la nostra regione. La carriera artistica di Sergio compie 50 anni, mezzo secolo nel quale l'attore di Grassina si è tolto grandi soddisfazioni partecipando a tante pellicole di successo, ma anche a tante serie TV che lo hanno reso famoso al grande pubblico. Ed è così che il comune di Bagnarripoli, gli amici e soprattutto le figlie Susanna e Stefania e la moglie Graziella hanno voluto rendere omaggio a questo grande artista con una serata a lui dedicata, rendendolo protagonista sul palco della Casa del Popolo di Grassina, luogo che ha visto Sergio muovere i primi passi da attore. Insomma, questi sarebbero i primi 50 anni. Ora per i secondi mi hanno detto che solo cominciano a organizzarsi, ora si sta a vedere, non lo so. La vengo un po' dura però. Senti, c'è un po' di emozione stasera? Sì, tanta emozione, veramente come le prime volte, perché a parte io ce l'ho questa picco un pochino di tremarellina ce l'ho sempre, insomma, ecco, sempre. E quindi stasera è un po' particolare, insomma. Però insomma ce l'ho fatta a vincerla, insomma, per ora, sì. Senti, hai calcato tanti palchi, tanto cinema, c'è una scena che rifaresti mille volte da quanto ti ha divertito? Beh, io rifarei quella della tombola di Berlinguer Ti voglio bene, mi sono divertito tanto veramente, perché se poi c'erano delle cose che poi ci sono state delle persone che hanno fatto, che mi hanno contato gli errori che ho fatto in quella scena, era bella. Tanti gli amici, dicevamo, che hanno voluto essere presenti alla serata, tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso con lui il palco oppure il set cinematografico, tutti con la stessa identica certezza: Sergio è davvero un grande. I soldi. Come ha influito Sergio su di te? Guarda, loro sono i figli naturali di Sergio Forconi. Io sono Incurio. Lui è adottato. Lui è proprio il figlio, perché si vede, si riconosce anche dall'aspetto. Quindi io sono la madre, che li abbiamo fatti insieme io e Sergio. Quindi questa è stata veramente un'influenza molto forte. E io me ne sono quasi pentito di averli fatti, perché sto proprio bene io. Capito, però ragazzi, voi mi costate un monte, guarda l'altro, va via. Comunque, un grande del cinema toscano, Sergio. No, diciamo il più grande. Come fai a mancare una festa così bella, importante? 50 anni di carriera, chissà quando ci arriverò io a 50 anni di carriera, fatti 3 anni fa. Però sono più giovane di Sergio come età anagrafica. Il bello è che noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, ma nell'81 abbiamo fatto un film insieme, io non so se lui se lo ricorda, ma è uscito solo 3 giorni, poi l'hanno tolto dalla circolazione. Siamo degli emergenti ancora noi, perché la fortuna nostra è che vogliamo sempre imparare, sempre crescere, perché finché c'è da imparare c'è vita, quando uno ha imparato tutto può anche lasciar perdere, insomma, invece no, è bene andare avanti. Ma oltre al cinema, Sergio Forconi non si è mai risparmiato nemmeno per le produzioni indipendenti, magari collaborando con giovani registi. Da ricordare su tutte la sitcom Dannando, realizzata dalla Basula Film e andata in onda su TVL nella scorsa stagione. Produzione che lo vede protagonista alle prese con un cast giovane, all'interno del quale si è mosso con disinvoltura, dispensando consigli e mettendosi in gioco. Grande Sergio, lo vogliamo dire anche noi, e ti diciamo anche grazie, perché se quando andiamo in giro per l'Italia tutti ci dicono come siete simpatici voi toscani, molto lo dobbiamo anche a te. Lo sapevo, ma non mi hanno lasciato il tempo di farmi una clientela. Ma quale clientela, rintronato? Ma che sarà, una pinoleria, eh? Ma quanti pinoli tu credevi di vendere, eh? Beh, in effetti c'ha ragione. Certe idee, Arnaldo, e le vengono solo a te. Due anni fa voglio aprire, come si chiamava? La maschereria. La? Maschereria. Ma vi rendete conto? Un negozio di maschere subacquee sul Montamiata, eh?
Ma vi rendete conto? C'è 200 chilometri dai montagna per andare in mare. Ma un negozio così gli erano 40 anni che nessuno l'aveva aperto. Ma se gli era 40 anni che nessuno l'aveva aperto, un motivo ci sarà stato, no? Vabbè, babbo, inutile infierire, no? È andata come è andata, andrà meglio la prossima volta. Ecco, diglielo te, Arturo, che tu sei giovane. Se nella vita un ci si lancia un pochino, ma che si viva a fare? Sì, sì, ma un ci si lancia a sordi degli altri, capito? E con me, i soldi, non te ne do più, capito? Con me t'ha chiuso, stop, capito? Stop, capito bene? O perché a fatti capi meglio e devo mettere su una stopperia, eh?